cambiare la realtà a loro piacimento. Allora, siamo tornati in diretta, sì, stavo cercando di vedere dalla scaletta, questo è l'intervento in questo momento di Giglioli, Alessandro Giglioli, un noto blogger che è tra gli organizzatori poi alla fine di questa manifestazione, perché proprio sulla rete si è mosso anche lui insieme a tanti altri. Possiamo anche sentire il suo intervento dal palco. Il tempo è finito. Noi lo sappiamo che questa sera le sue televisioni pubbliche, se possiamo tornare sul palco, faranno finta che noi non ci siamo mai stati, faranno finta che oggi non sia successo niente, faranno finta che nessuno sia venuto qui a dirle quello che è già accaduto, e cioè che lei è diventato un uomo del passato, un uomo di un secolo che non c'è più. Noi oggi, Berlusconi, siamo qui a comunicarle che il suo giocattolo si è rotto. Non le servirà più a niente, perché milioni di persone lo sapranno lo stesso che noi siamo qui. Lo sapranno su Twitter, su Facebook, sui blog, su YouTube e in mille altri posti ancora. Noi, Presidente Berlusconi, siamo qui a dirle che non siamo caduti nella sua trappola della paura. Non crediamo più al modello conformista, al pensiero unico che lei, come i suoi amici dittatori sparsi per il mondo, ha imposto per 20 anni, ingannando soprattutto i meno avveduti, i più vulnerabili, gli anziani, i meno istruiti, quegli elettori che lei stesso ha definito bambini di quinta elementare e neanche tanto svegli. Presidente Berlusconi, noi oggi siamo qui a dirle che la bolla d'aria in cui voleva rinchiuderci per sempre è scoppiata. Noi ora sappiamo dirle che abbiamo aperto le finestre. Sappiamo vedere il mondo fuori che ride di lei, che la sbeffeggia, che la sbugiarda. Non servono più a niente le censure delle sue TV. Non servono più a niente i piccoli servi che riempiono di bugie i suoi mass media. Perché noi sappiamo aprire le finestre e sappiamo sconfiggere la paura del nuovo. Presidente Berlusconi, ci guardi. Non c'è niente di virtuale in questa piazza. Perché lei non lo sa? Ma internet è soltanto uno strumento, è un pezzo della realtà. È uno strumento che lei, uomo della televisione, semplicemente non conosce. Noi non siamo virtuali. Noi non siamo virtuali, signor Presidente, siamo persone in carne e anima che usano la rete perché la rete è il luogo della pluralità culturale, delle mille idee, dei mille confronti, della comunicazione orizzontale, degli unici miracoli davvero possibili come quello che abbiamo creato noi qui oggi, una piazza piena di gente che si è organizzata in rete e che ora è qui tutto insieme per dare a questo paese una scossa che è di amore, non di rabbia, perché qui non c'è rabbia, Presidente, c'è una grande festa ed è la festa di chi sta per vedere finire il suo modello di società e di cultura. Noi non siamo pirati informatici, signor Presidente Berlusconi, non siamo aspiranti assassini via Facebook. Siamo persone appassionate e forti, tolleranti e libere, coraggiose e curiose, innamorate della biodiversità culturale, etnica, etica, religiosa, politica. Cioè proprio il contrario del suo modello, signor Presidente, che è monocratico, verticale, impositivo, fasullo. Presidente Berlusconi, qui ci sono ragazzi che avevano 15 anni quando l'hanno vista per la prima volta in televisione a insultare i giudici, ad accusare ogni dissidente di essere comunista, a raccontare barzellette stupide e bugie pietose. Adesso quei ragazzi hanno 30 anni, magari si sono sposati, hanno dei figli, ma se accendono la televisione trovano ancora lei, magari con i capelli dello stesso colore, a raccontare sempre barzellette stupide e bugie pietose, ad accusare ogni dissidente di essere comunista e naturalmente a insultare i giudici. E ci sono ragazzi ancora più giovani, signor Presidente, ci sono i ventenni, quelli cresciuti a pane e new media. Lei non lo sa, ma sono loro l'anticorpo più potente al suo modello di società monocratico e verticale. Quei ragazzi sono tra noi oggi e insieme abbiamo aperto le finestre. Abbiamo aperto le finestre, ma lei non se n'è accorto, troppo impegnato com'era a fare affari, ad allargare il suo potere, ad allargare il suo io, a inventarsi nuove leggi che la mettessero al di sopra di ogni giudizio. Noi oggi le diamo la notizia, signor Presidente, le diamo la notizia che anche se lei cercherà di nascondere a se stesso e agli altri
la realtà è il nuovo secolo. Bene, saranno la realtà e il nuovo secolo a venirla a prendere. Noi, Presidente Berlusconi, oggi glielo diciamo con le parole di Aurelio Peccei, partigiano di giustizia e libertà, imprenditore e pioniere del suo tempo. Quanto accadrà d'ora in avanti, diceva Peccei, dipende da noi in una misura mai concepita prima. Peccei diceva, bisogna sempre fare appello a nuove forme di coraggio, perché uscire dal pozzo non è un'utopia, ma una prospettiva assolutamente verosimile se vogliamo che lo sia. E noi lo vogliamo. Per quanto cerchi di prolungare sempre più in là il suo giorno, signor Presidente del Consiglio, per lei la sera è arrivata. Onorevole Berlusconi, il suo tempo è finito. Grazie, adesso ho un onore incredibile.